Ciao, benvenuti a Cazzeggio. Ciao, benvenuti a un altro episodio di Cazzeggio Catabiotico. Anche questa puntatona dal colore di retro computing. Oggi parleremo rapidamente di Apple II Duo Disk. Eccolo qui. Questo è quello che uno trovava quando andava a comprare un Apple II Disc, un grosso praticamente scatolone con dentro c'era la periferica, due disc con dentro due disc 2. Era una periferica essenzialmente professionale, questo era hardware professionale, e anche se era a singola testina, a differenza dei disk drive praticamente IBM che erano a doppia testina, funzionavano benissimo, erano ultra veloci, bastava fare i buchi dall'altra parte del disco con un meccanismo di, diciamo, di metallo, di plastica e metallo per raddoppiare la capacità del disco. Una periferica veramente professionale da Apple. Nulla a che vedere, il disk 2 ebbe mai nulla a che vedere come velocità e affidabilità inarrivabile rispetto ai bidoni dei disk drive della Commodore. Oggi andremo a ricordare questa splendida periferica che era dedicata per Apple IIe. Io quando andai a comprare nel lontanissimo 1986 il computer, il venditore mi propose un Apple Duo Disc come questo, con un Apple IIe con 128K e scheda di 80 colonne e monitor a fosfori verdi per 2 milioni e 100, ma io non ce l'avevo 2 milioni e 100 e quindi di conseguenza c'avevo solo 1 milione e 950 mila lire. E quindi dovette rinunciare al due disc per comprarmi un solo disc 2. Campai solo e esclusivamente con un solo disc 2, però mi trovai bene lo stesso. Ma questa, obiettivamente, questa periferica è una periferica che mi è rimasta nel cuore, non l'ho mai più comprata perché poi con il tempo, ecco, l'Apple 2 nel lontanissimo 1994 andò a sostituire con un Macintosh Color Classic e quindi lasciai proprio perdere. Ma è una periferica veramente eccezionale, velocissima, affidabilissima. Questo è quello che ci aveva praticamente la possibilità di avere sull'Apple IIe. E adesso andremo a fare un viaggio nel tempo a ricordare niente poco di meno che il manuale dell'Apple IIe Duo Disk. Eccolo qui, Apple Duo Disk manuale utente, questa è la versione inglese, questa è la periferica che si trovava quando si sballava. Andiamo a vedere questo manuale di 32 pagine, vedremo a doppia pagina, faremo rapidamente, molto veloce. Ok, che cosa c'era? Introduzione, installazione, istruzioni, come preparare all'uso, una lista di figure, quindi praticamente c'era quasi nulla dentro il manuale. Ok, che cosa si trovava? Si trovava questa che era il Duo Disk Controller, che era questa la scheda, una equivalente del disk controller, che però il disk controller c'aveva praticamente due selettori disk 1 e disk 2. Questo invece ce n'aveva praticamente, era il Duo Disk Controller, una scheda uguale a, diciamo, a quella per l'Apple Disk 2, ma diciamo un pochinino diversa. Questo erano due disk Apple, due disk accoppiati in uno chassis di metallo. Come, e questa, diciamo, come andava praticamente installata. Ecco, si rilevava nell'Apple 2 e il pinottino, diciamo, con a incasso del pulsante 2, ci si ficcava l'aggeggino, che era l'aggeggio della scheda dell'interfaccia già di metallo con i cavettini, e questa era la chiavettina con i due bulloncini, si infilavano qui, si avvitavano e si era già a posto. Un pochino più complicata era sull'Apple 2 e Apple 2 Plus, dove occorreva agganciarci, diciamo, in un modo diverso, con un doppio attacco, un po' più complicato, ma diciamo che l'attacco per l'Apple 2 era molto più semplice. Ecco, dopo che si era attaccato si ficcava allo spinotto, praticamente si attaccava allo spinotto e poi si attaccava alla periferica. Qui ci passava già l'alimentazione dell'Apple Duo Disk, che non aveva alimentazione, questa periferica non aveva un proprio alimentatore, ma traeva la potenza dal cavetto che veniva fornita dalla scheda madre e quindi dall'alimentatore del 2. Il resto dei pin venivano, diciamo, per il passaggio dei dati.
Dunque, vediamo un po' come preparare dischi. Ecco, i dischi erano monotestina, quindi bisognava comprare un aggeggino in plastica con un selettore di metallo, si pigiava e si faceva un altro foro per girare il dischetto e sfruttarlo anche la pagina girandolo, in modo da, diciamo, raddoppiare lo spazio su un dischetto. Si sollevava la linguetta, un pochino più semplice rispetto al disk 2, che era di plastica, toccava alzare, questo era proprio un po' più semplice. Si infilava il disco e via, si tirava giù e si era già belle pronti per rimuovere i dischi alla rovescia. Si tirava su e si estraeva il disco, fine, non c'era praticamente da farci altro. Vediamo un po' se si trova, niente, non c'era altro. Vediamo se andiamo a trovare qualche dato tecnico sulla velocità, che era, se non mi ricordo male, circa 15 kb al secondo. Era veramente veramente veloce, levava il fumo alle schiacciate. Altro che i disk drive della Commodore, queste erano periferiche veramente veramente professionali. D'altronde, se uno pagava per avere un disk drive, quello voleva utilizzare, voleva che fosse affidabile. Questo, il disk Apple, il disk control e il disk 2, lo ebbe niente po' di meno che a ingegnerizzare Steve Wozniak, quindi il babbo di Apple 2. Non c'è altro, non ci sono dati tecnici, non mi sembra che ci siano dati tecnici. Vediamo un po', disk, non ci sono dati tecnici relativi alla velocità. Ecco, basta, era semplicissimo come installare e quindi un po' niente da dire. Questa è la periferica dell'Apple Disk 2, veramente mitica. Per questa puntata è tutto, un saluto, ciao, alla prossima. Il link, se volete andare a scaricare, per ricordare, l'Apple 2 Disk manuale utente, lo trovate come sempre in descrizione di questo file. Ciao, alla prossima.